Il modo condizionale nella grammatica italiana. Il condizionale è un modo verbale che esprime un'azione o uno stato che potrebbe realizzarsi a determinate condizioni. Il condizionale ha due tempi, il presente e il passato. Il condizionale presente. Il condizionale presente indica un fatto che potrebbe verificarsi nel presente o nel futuro, se si verificano alcune condizioni. Esempi. 1. Se avessi più tempo, andrei al cinema. Condizione irrealizzata nel presente. 2. Se vincessi alla lotteria, comprerei una villa. Condizione improbabile nel futuro. 3. Il condizionale presente si usa anche per esprimere un desiderio, una richiesta, un consiglio, un'ipotesi o una possibilità. Mi piacerebbe visitare Parigi. Desiderio. 2. Potresti prestarmi il tuo libro? Richiesta. Dovresti studiare di più. Consiglio. 4. Secondo me, sarebbe meglio andare a scuola domani. Ipotesi. 5. Forse il tuo cane potrebbe essere ancora vivo. Possibilità. 6. La coniugazione del condizionale presente. Per coniugare i verbi regolari al condizionale presente, si toglie la desinenza dell'infinito. Ar, ere, ire. E si aggiunge la desinenza corrispondente alla persona e alla coniugazione. Ecco le desinenze del condizionale presente. Nota che per i gruppi dei verbi regolari in are e ere, le desinenze sono le stesse. Are, io, erei, tu, eresti, lui, lei, erebbe, noi, eremmo, voi, ereste, loro, erebbero. Ere, io, erei, tu, eresti, lui, lei, erebbe, noi, eremmo, voi, ereste, loro, erebbero. Ire. Io, irei, tu, iresti, lui, lei, irebbe, noi, iremmo, voi, ireste, loro, irebbero. Per esempio, ecco la coniugazione dei tre principali verbi regolari in ar, ere, ire. Amare, credere, partire. Amare. Io, amerei, tu, ameresti. Lui, lei, amerebbe. Noi, ameremmo. Voi, amereste. Loro, amerebbero. Credere. Io, crederei. Tu, crederesti. Lui, lei, crederebbe. Noi, crederemmo. Voi, credereste. Loro, crederebbero. Partire. Io, partirei. Tu, partiresti. Lui, lei, partirebbe. Noi partiremo. Voi partireste. Loro partirebbero. Il condizionale passato.
Il condizionale passato indica un fatto che si sarebbe potuto verificare nel passato, se si fosse verificata una certa condizione. Se avessi studiato, avrei superato l'esame. Condizione irrealizzata nel passato. 2. Se fossi stato in te, avrei accettato la proposta. Condizione non verificabile nel passato. 3. Il condizionale passato si usa anche per esprimere un rimpianto, una supposizione, una cortesia o una notizia non confermata. Esempi. 1. Mi sarebbe piaciuto conoscerti prima. Rimpianto. 2. Chissà cosa avrebbe fatto Mario al tuo posto. Supposizione. 3. Ti avrei chiamato prima, ma ero occupato. Cortesia. 4. Il presidente sarebbe morto ieri sera. Notizia non confermata. 5. La coniugazione del condizionale passato. Per coniugare i verbi regolari al condizionale passato, si usano gli ausiliari avere o essere, al condizionale presente, più il participio passato del verbo. Ecco le forme dell'ausiliare al condizionale presente. Avere e essere. Avere. Io avrei. Tu avresti. Lui, lei avrebbe. Noi avremmo, voi avreste, loro avrebbero. Essere. Io sarei, tu saresti, lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Per formare il participio passato dei verbi regolari, si toglie la desinenza dell'infinito, ar, ere, ire, e si aggiunge la desinenza ato, uto, ito. Infinito, participio passato. Amare, amato, ato. Credere, creduto, uto. Partire, partito, ito. Per esempio, ecco la coniugazione dei tre principali verbi regolari in ar, ere, ire. Amare, credere, partire. Amare. Io avrei amato. Tu avresti amato. Lui, lei avrebbe amato. Noi avremmo amato. Voi avreste amato. Loro avrebbero amato. Credere. Io avrei creduto. Tu avresti creduto. Lui, lei avrebbe creduto. Noi avremmo creduto. Voi avreste creduto. Loro avrebbero creduto. Partire. Io sarei partito. Partita. Tu saresti partito. Partita. Lui, lei sarebbe partito. Partita. Noi saremmo partiti, partite. Voi sareste partiti, partite. Loro sarebbero partiti, partite. Se avete apprezzato questo contenuto e desiderate ulteriori video simili, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere un like se avete trovato utile questa esperienza di apprendimento. Grazie per il vostro supporto e l'entusiasmo nell'imparare la lingua italiana. Sono qui per voi. Pronti a esplorare insieme nuovi temi e migliorare le vostre abilità linguistiche.